prima di giudicare a qualcuno. Io mi giudico come sono io. Allora, io sono una persona che faccio le cose sbagliate. Allora, non posso guardare all'altro quale è bravo. Lui fa cazzi suoi e io non li faccio miei correttamente. Allora non posso giudicarlo, capito? Anche io ho detto, quale rumeno? Io lo vedo che ruba qualcosa oppure picchia una donna da qua. Io lo picchio. Perché noi siamo stranieri e Italia senza farmi così, cosa fai qua? Mi lascia camminarmi come voglio io. Anche ci sono tra di noi che urlano in strada, cosa c'è, non va bene, capito? Ma come ho detto io, ti danno posto di lavoro, ti danno tutto. Sei qua in Italia, in un paese strano per te, come in tuo paese, e tu fai così, allora mi sembra giusto e hanno ragione, chi ammazza deve ammazzarlo. Io penso così e penso che non sbaglio. Non hai diritto di ammazzare, perché non dai vita a nessuno. Voi per noi siete più di bravi, perché mi date possibilità, e il governo vostro, il nostro governo, noi frega un sacco, ecco. A me non mi dispiace, perché sono lontano di mio figliolo, ho un figlio. È un bambino? Sì, sono stata sposata e ora sono separata. Io sono arrivata qua solo per lui. Solo per lui. Ma che ha? 9 anni. Fa le scuole su in Romania? Certo. Ma ecco, sì. I nonni con i tuoi genitori stanno. Sì, scuola. Sì, sì. E sono lontano di lui. E come sono io qua non lo sa nessuno. Non lo sa nessuno, perché non sono a 100 km di lui, sono 2000. È difficile, perché anche io ho mio cuore così, io devo fare a clienti, guardare che tutto è a posto in mia vita, sono a posto in tutte le parole, però non sono così, capito? Non devo farmi vedere che sono in forza, sempre. Si chiama Dennis e lui ora è con i miei genitori a casa loro e mi manca tantissimo. Cosa che faccio io lo faccio solo per lui, perché non ho possibilità da fare un futuro per lui in Romania. Io posso prendere soldi qua, non sono tantissimi, però sono abbastanza. Dopo 3 mesi qua posso cominciare qualcosa. Ho venuta con un'amica, lei mi ha fatto sapere di questo posto come badante. E dopo... Che anno era? L'anno scorso, 2007. Dopo un'altra ragazza che è arrivata con questa agenzia mi ha fatto sapere di Nicola, si chiama, italiano, che ha questa agenzia da noi. Io ho pagato prima 100 euro come acconto e il resto dopo primo mese di lavoro, quando prendo stipendio. Sono venuta con lui perché sono uscita prima volta in gennaio 2007 e sono stata come badante 3 mesi.
non avevo documenti e sono andata via. Era anche discolo perché erano due vecchietti. Comunque adesso non ti serve più perché sul soggiorno ti serve. No, non mi serve più perché siamo entrati in unione. Due settimane prima da trovare questa agenzia, da farmi sapere quella ragazza di Nicola, io sono stata in un albergo in Cesenatico. Sono venuta in Cesenatico e dal mattino dalle 8 fino alle 8 in sera io non entravo, non mangiavo niente. Solo lavorare? No, solo cercavo lavoro. Ho scritto bigliettini, mio numero di telefono italiano, certo, e lasciavo in alberghi. Sì, grazie, ti chiamiamo. Erano che dicevano siamo a posto. Erano alberghi che mi hanno preso, però tanti, eh. Sono entrata in tantissimi perché non facevo. Si giravi spesso parecchio, sì. No, non mi fermavo neanche da prendere un caffè. Ma può darsi, non mi credete, però in due settimane ho pagato l'albergo, sono stata con i miei soldi. Un giorno mangiavo, un giorno no. Capito? E sono entrata in tantissime, fino a Gatteo Mare, al piedi andavo, entravo in ogni albergo e... Quest'anno voglio rimanere anche in inverno. Nicola ha detto che comincia un contratto con Stazione Dal Montagna. E a fine di stagione questo contratto è finito, è pronto, allora rimano. Facevo anche bodyguard. Bodyguard? Sì. Ma va! È un bar dove lavoravo, eh. Quando io lavoravo tutto era a posto. Solo tre volte ho fatto un casino così. Era un uomo grande e ha cominciato le parolacce di quelle... Esatto. Sì. Tu figlia di puttana, tu non stai tranquilla, ti ammazzo così così. Ma l'ho preso, anche le gambe non aggiungevano giù e l'ho buttato fuori e con piedi mi camminavo su lui. Io ti ho dato rispetto, tu pensi e ti trovi un uomo culto, allora devi darmi rispetto, non mi dai. Tuo comportamento è come uno di strada, anche mio può essere. Perché tu come sei con me, io sono con te. Mi sembra giusto, no? Da quel momento tutti non mi dicevano Claudia, mi dicevano Linda, perché era un film da noi a TV con una donna che faceva karate, capito? Si chiamava Linda. Linda. Sono arrivata a lavorare qua e mi trovo bene, anche che mi sono incontrata tante volte con persone che non erano giuste, non erano corrette con me e non erano carattere tipo mio, eravamo differenti, però sono più tranquilla di come sono stata in Romania, per questo sono arrivata qua, perché ho possibilità da fare qualcosa, come non avevo il mio paese, diciamo. Io in mia vita ho imparato tante, perché non sono passata in vita come treno tra paesini. E ho imparato cose che mi fanno bene, sono buone e io penso che sono abbastanza pronta per tutto.
capito, perché anche che lo, non sono sicura che futuro ho avanti, però sono sicura che ho forza da stare avanti di tutte le cose, anche che sono male o brutte. Tutto qua.